allora presumo che dovremmo andare per di qua. Permesso. Ah, perché questi suoni? Perché mi fate questi suoni? Come ci arrivo? Aspetta. Tanto fammi vedere se qua c'è qualcosa. Cos'è? Sembra una faccia che piange, però è una faccia strana. Vabbè, preso. Ma cosa devo fare? Tipo salire qua e lanciarmi? Aspetta. Oppalala, e vediamo se posso aprire. No, no, non posso aprire niente. Però posso buttare tutto giù. Così, tanto per creare un po' di casino. Come... Aspetta, forse... Ah, ecco, se lo apriamo tutto forse ci arriviamo un po' meglio. Aspetta, aspetta, mi devo... Devo lanciarmi? No, ce l'abbiamo fatta, ok. Oppalala, non ti uccidere, bimbo, grazie. Permesso. Cos'è? La camera da letto di mamma. Al piano di sotto, introvabile, lontanissima dal bambino, così non lo sentiamo piangere, vero? Complimenti. Ripeto, ma nessuno che chiama gli assistenti sociali qui? Mamma, svegliati, abbiamo mostri in casa, veloce. Mamma? Ovviamente non ci sarà nessuno. Yeee! Che bello. Non c'è, però la sagoma c'è. Cosa? Cosa? No, 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 ti prego, dai, di nuovo cose brutte, no. Aiuto, non ci vedo la mazza. Ok, si è aperta la porta. Qui c'è qualcosa che dobbiamo fare, raccogliere. Sì, però c'è la sagoma di una persona sotto le coperte. Ci rendiamo conto che questa cosa non ha senso. Allora, qui c'è qualcosa, un altro disegno. Molto bene. Io vado a caccia di sti disegni, non so a che servono, ma non importa, recuperiamoci. Mamma mica li attacca al frigo, no? Li butta in giro per casa. I disegni che fa il suo bambino, complimentoni. Mi sembravano, sono delle scarpe, mi sembrava una persona. Perché avete 30.000 cappotti tutti uguali in questa casa? Cioè, tipo serial killer. Oh, qui c'è una foto di la mamma e presumo papà, però è strappata in due. Mi sa che papà non l'abbiamo conosciuto e c'è un motivo. Allora, dovremmo andare per... Cos'è sta roba? Cos'è? Ma perché? Dai, che poi mamma sgrida a me che abbiamo sporcato tutto. Ma siamo tornati in corridoio? C'è una vocina che canta, forse è mamma. Siamo tornati dove eravamo prima. Non possiamo uscire, andare a chiamare tipo la polizia, un vicino di casa. No? Un esorcista. Immagino di nuovo che non avremo armi o coltelli da poter prendere. No, però ci sono boccettine di veleno per topi ovunque, molto bene. E quindi ora cosa devo fare? Me ne torno in camera mia? Cosa? No? Un attimo, già perso 10 anni. Cos'era quella cosa? Perché? Perché? La cassetta. Vuoi vedere che ora qua troviamo tipo la cassetta di The Ring? E si spiegano tutte queste stranezze in casa. Peraltro prima la TV era accesa. Qualcuno che vuole risparmiare sulla corrente l'ha spenta, molto bene. Ah, perché ci sono questi rumori bruttissimi? Allora, questa porta è ancora chiusa, vero? Sì, non posso entrarci. Presumo di dover andare dove c'è la porta semiaperta. Se... Vedo già cose che non mi piacciono molto bene. Allora, valigia. Ci prendiamo una valigia per il viaggio? No, stavo scherzando. Però è bello che possiamo spostare quasi tutto. Un giro sull'aspirapolvere? No, ma cos'è questa cosa? Orsetto, tu prima stavi dando indicazioni. Ah, mi puoi ragguagliare su questo?
Va bene, speriamo non succeda niente. Ah, è tutto bianco e nero, ci sono i cubi, perché? Hey! Dove? Hello? Ah, laggiù! Mamma, tutto bene? Can you see our reflection? It's you and me. It used to belong to your grandma. Con chi sta parlando? Con noi? I guess she can't hear us. And she seems so distant. Maybe it's more like a memory of her? Cosa vuol dire è un ricordo? Cioè, come faccio a essere in un ricordo? Ciao mamma strana. Mamma Albina, buongiorno. Sei tu che canti, puoi smetterla, inquietante sta canzone. No, non sparire. Cosa ho fatto? Io le ho preso il medaglione. Tab per aprire l'inventario. Ah, ok, abbiamo il medaglione. C'ho qualcos'altro? No. Ah, i disegni non li posso rivedere. Va bene. Sento un ticchettio strano. E la voce di mamma che canta. Ci dobbiamo davvero buttare qua giù. Pronti? Via! No, però potevano farcela vedere tutta la scivolata. Dai! Eccola! Ta-dan! Are you alright? Più o meno succedono cose strane. Cos'è sta cosa? Sembrano quelle cose che si appendono alle culle dei bambini, però versione gigantesca. Non lo so che posto è, Lillo. Vieni qua. Sali in braccio, dai. E bravo, patatino, sì, ok. Ma mamma, da chi l'hai comprata sta casa? Perché tipo c'è un universo nel seminterrato. Vabbè, prega che gli assistenti sociali veramente non vengano mai a farci visita. Sì, ma qui ci sono tutti i miei giocattoli, mi sa. Chi me li ha portati qui? E c'è una casa abusiva all'interno della nostra casa infestata. Molto bene. What's that doing here? Cosa ci fa qui? Quantomeno non è fatta di marzapane, la cosa ci consola. Qua, cioè, forse c'era un vetro un tempo, il fatto che sia spaccato non mi rassicura. Come è chiusa? Ah, sì. Vai, sali, vai. Scassinatore folle, vai, Teddy Scassinatore, Diabolic, grande. Lo chiameremo Lupin, altro che Teddy. Grazie. Wow, look at this place. Oh, che bellino, ma è una casetta per bimbi. C'è anche il lettino, che carino. Un disegno. Un disegno incomprensibile. Ah, ma non lo posso prendere questo? Ok. Listen. There it is again. È tutto il tempo che si sentono rumori strani, tu ti insospettisci solo ora. There must be a way to open it. Sono disegni. It seems like non si capisce these niente. Are connected somehow. Occhio a non farti male, Lillo, eh. Ti ho già dovuto salvare dalla lavatrice. Maybe it requires some sort of key. Ci vuole una chiave. Is there anything we can use? Beh, presumo, visto che compare il messaggio, di dover fare questo. Metto qua? Sì. Ah, devo chiudere, ok. Ma cosa facciamo? Inceneriamo la collana di mamma? Va bene. Boom. Cosa devo fare? Giro. Gira la ruota. Gira la ruota. Non lo facciamo più. Ci sono dei disegni anche sui muri. Ok. Buttons. Dove? Ah, qua. Pulsante. Ah, aspetta. Why didn't it open? E dobbiamo aprirla insieme, Lillo. Lì c'è il simbolo di una zampa. Fai tu e io faccio di qua, che c'è la manina. Vai, veloce. Maybe we have to press both at the same time. È quello che ho appena detto, non mi ascolti. That's it. Tutto normale, sì, sì. The memory you share with her unlocked the door. Maybe
If we can find more memories like this. Ma non ha senso quello che stai dicendo. It looks like we need three more. Ce ne servono altri tre. Molto bene, andiamo alla ricerca dei ricordi di mamma. Non riesco a passare. Ah, ok. Oh, guarda che belline le piantine luminose. È tutto tubi sto posto. Va bene. Vabbè, non importa, è divertente. Ta-dan! Ok, molto bene. Ma non lo so, sei tu che mi hai portato in questi posti oscuri. Non lo so, sei tu il pupazzetto indemoniato. Io non ne so niente di ste cose. Allora, qua c'è un giochino che però niente. Qua ci sono altri giochini, ok. Oh, che belline. Hanno un sensore di movimento le piante. Si illuminano come ci avviciniamo. Molto bene. Mamma, dove sei? Devo raccontarti due cose. Guarda che figo! No, aspetta, voglio salire là sopra! Mi ci farà salire? Cos'è questo? È una pianta, che strana. Posso saltare là sopra? No. No, non mi ci fa andare, che peccato. Che posto è? Ah, aspetta, qua c'è roba luminosa. Cos'è? Ciao. Un gufetto. Ops, che ho fatto? C'è, chi è che parla? Sento voci? Sento voci. Devo salire? Saliamo. Yeee, giro, giro, tondo. Ok, via, veloci, grazie. Bimbo, ci rimettiamo a gattonare che probabilmente fa un po' schifo mettere le mani qua per terra, però abbi pazienza, andiamo più veloci. Whoa, over there. It looks like another memory across. Come fai a vederlo da qui? Come fai? Come? Come? Devo andare giù di qua? Whee! Scivolo! Oh, uno scivolo vero! Finalmente! Yeah! Che roba è? Oddio, ma sono radici o tentacoli quelli che spuntano da quassù? Sono un sacco di buchi, peraltro. Mamma, abbiamo problemi di topi probabilmente in casa. Ed è il meno. Guarda, un altro! Sento voci di bimbi che giocano, ma sono voci inquietantissime. Aspetta, fammi fare un giro qui, scusami, prima di... Senti che ansia, ste vocine. No, vabbè. Allora, vediamo se riusciamo ad entrare qua dentro e poi proseguiamo. No, aspetta, di qua. Come ci entro qua dentro? Ah, di qua, aspetta, no. Non ci posso passare da qui. Qualcuno fa smettere queste voci inquietanti. Aspetta, a meno che io non debba salire. Ah, tipo qua sopra. Posso? Posso salire qua sopra? No, non mi fa salire qua sopra. E se provo a salire direttamente da qui? Ok. No, devo mettere un contrappeso, quindi. Presumo. Cosa ci possiamo mettere? Ci sono dei buchi, aspetta. Ok, vai, metti lì. Ok, sono sufficienti i due? Vediamo. No, ce ne manca qualcuno allora. Ce ne manca qualcuno. Dove lo recuperiamo? Saranno qua intorno, presumo. Devo scavare? Posso scavare? No, non posso scavare. Quindi, no, ok. Forse nel parco giochi, allora. Sì, ci dobbiamo inoltrare in questo antro oscuro, inquietante. Molto bene. Sì, tutto bene. Qualcuno fa smettere queste voci?
Salve. Permesso. Guarda. Guarda cosa si trova. Quindi andando a casa. Ah. Cosa? No, perché mi avete chiuso dentro? No. Stai scherzando, non mi hanno chiuso qua dentro. Fammi prendere. Non c'è un'arma, qualcosa. Questa è una sega. Ah, ma è un giocattolo. Quindi niente, non ci serve a nulla. No, fatemi uscire, dai. Ah, aspetta. Hanno riaperto. Però adesso c'è un'aria ancora più inquietante. We should be careful. A cosa? A cosa dobbiamo fare attenzione? Spiegati, dimmelo. Tu sai e non mi dici. Ah, sento rumori brutti. Che cosa ansiogena da morire. Ecco, si è fatto improvvisamente tutto buio, le voci non si sentono più, io mi sono lamentata tutto il tempo di quelle voci, ma adesso le rimpiango moltissimo. No, dai, no, non mi potete far girare qua in mezzo. Cioè, a me viene un infarto, ragazzi. Qui c'è un disegnino di un mostro, mi sa che era la faccia di un mostro quello. Vediamo, ce ne servono altri di quei gufetti.